Si è appena concluso il primo evento di degustazione al Ceno Nobile in collaborazione con Peppenero Bistrò e in collaborazione soprattutto con Casa Vinicola Bertani. È una delle aziende storiche della Valpolicella, ci tenevo particolarmente a presentarla, presentare i suoi vini, presentare in anteprima uno dei miei vini preferiti, non voglio dire il mio preferito in assoluto, ma lo dico, è l'Amarone 2009. Abbiamo fatto una carrellata sulla Valpolicella e sul Soave di Casa Bertani. Abbiamo inaugurato le danze proprio con il Soave Vintage 2015 e poi una carrellata che va dal Valpolicella Ogni Santi al secco Vintage, poi abbiamo avuto il piacere di assaggiare in anteprima l'Amarone 2009 per poi chiudere con lo storico, con il famoso Reciotto della Valpantina. Secondo me è stata una bellissima, insomma, serata, ho visto un pubblico molto capace, conoscitore, che già conosceva molto bene la Valpolicella. Quello che è stato fatto, secondo me, è un passo un po' più, diciamo così, essere entrati un po' più nelle cantine della casa Bertani. Oggi abbiamo fatto una piccola entrée con una spuma di patate e dei funghi chiodini, dopodiché abbiamo continuato con dei fiori di zucca assieme a un formaggio tartufato. Abbiamo continuato con un risotto con un formaggio Stilton, pere caramellate e per finire una guancetta di vitello cotta a bassa temperatura per 12 ore e assieme sempre a funghi di bosco. Sono contento, ho visto la gente che comunque è rimasta serena dall'inizio alla fine, ascoltava il relatore, quindi molto interessata anche a tutto quello che veniva detto. Vedo che i vini sono andati bevuti molto volentieri, abbinati anche ai piatti, perché ho visto che non è tornato indietro. Piatti tutti puliti, quindi dai, da rifare, sì. È stata una serata fantastica, piatti di alta qualità. Il mio piatto preferito è stato sicuramente la guancia di vitello, ma dovuto soprattutto al fatto che è stata marinata più di 24 ore. Visto come è andata questa serata, sicuramente ne organizzeremo delle altre. Seguiteci perché saranno molto interessanti.